Seconda chiusura nell'arco di pochi mesi per il Master Tea Caffè, che dopo l'ordinanza subita ad aprile scorso è stato nuovamente chiuso per il provvedimento firmato dal questore della provincia di Vicenza, Sartori. All'interno dell'attività che si trova a Vicenza, in corso San Felice Fortunato, erano presenti pregiudicati e nel corso delle settimane alcuni residenti hanno più volte lamentato disturbo e situazioni al limite della sopportazione. Il provvedimento del questore, che avrà una durata di 7 giorni, è conseguente al perdurare delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica che avevano dato luogo alla precedente chiusura. Il locale, a seguito di più interventi effettuati dalle forze di polizia, effettuati da inizio agosto, risulta ancora frequentato da soggetti con pregiudizi penali e/o di polizia per reati di diversa natura e gravità, da persone poco rispettose della quiete pubblica, creando disturbo e seri problemi di ordine e sicurezza ai residenti della zona. Durante il servizio coordinato di controllo del territorio di giovedì 25 agosto, effettuato da personale della Polizia di Stato con carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, ausilio di cani antidroga, un giovane cittadino straniero è stato trovato all'interno del bar in possesso di sostanza stupefacente, marijuana, ed è stato segnalato alla prefettura per detenzione ad uso personale.